Oggi vi faccio vedere come preparare maguro zucche don, una scodella di riso bianco ricoperta di fettine di tonno crudo marinato con una salsa a base di salsa di soia. Gli ingredienti sono il tonno fresco abbattuto, la salsa di soia, il sake, lo zucchero, l'olio di sesamo, il sesamo tostato, i cipollotti, il sale, le alghe nori, e qua non si vede, ma il riso originario e wasabi. Tutti gli ingredienti e le dosi lascio nella descrizione. Questa è una ricetta da due porzioni. Anzitutto prepariamo per fare il riso bianco, che ci vuole il tempo per lasciare in ammollo almeno per mezz'ora prima di cuocere. Ho già pubblicato un video che si chiama Come fare il riso bianco, quindi andate a vedere che attacco il link. Nel video sto usando 250 g di riso originario, ma per questa ricetta che siamo per fare, cuocerete con 200 g di riso, con 260 ml d'acqua. Comunque scriverò nella descrizione. Prepariamo la salsa per marinare il tonno. Nella pentolina mettiamo 40 g di sake, 8 g di zucchero di canna o zucchero bianco e mettiamo sul fuoco la pentolina e facciamo bollire solo per farlo evaporare l'alcol e per sciogliere lo zucchero. Utilizzando l'accendino ci aiuta a capire quando si è evaporato l'alcol. Sulla bilancia mettiamo una ciotola larga e bassa e tagliamo. Nella ciotola mettiamo il sake e lo zucchero appena bollito e tagliamo di nuovo. Aggiungiamo 40 g di salsa di soia. La mescoliamo bene e la mettiamo da parte. Abbiamo 200 g di tonno fresco abbattuto che precedentemente ho fatto un trattamento speciale per farlo diventare più buono. E tutta la procedura sto spiegando nel video che ho già fatto uscire, che si chiama tonno crudo, e attacco il link. È un metodo che fa uscire la freschezza e il gusto del tonno eliminando l'odore. Così abbiamo il tonno che è diventato ancora più buono ed è ideale per questa ricetta. Prepariamo un coltello molto affilato che è fondamentale per preparare le fettine di pesce per mangiare crude come sashimi e come sushi. Per non rovinare la polpa e le cellule di pesce, sia per il livello estetico che per il sapore migliore. Tagliamo il tonno in modo da creare i pezzi che hanno circa 2 o 3 cm di larghezza e l'altezza, con il spessore circa mezzo centimetro. Quelle che abbiamo tagliato le mettiamo nella salsa che abbiamo preparato prima. Assicuriamo che tutte le fettine siano bagnate con la salsa. Copriamo la ciotola con la pellicola e la mettiamo nel frigo per un'ora e mezzo e le mariniamo. Quando avremo il riso cotto pronto e il tonno già marinato, cominciamo a preparare le alghe nori tostato. Mettiamo un foglio e mezzo di alghe nori nella pentolina o nella padella piccola antiaderente, sbriciolandole con le mani in modo da creare coriandoli da circa 1,5 cm di lato. E accendiamo il fuoco basso. Aggiungiamo un ottavo cucchiaino di sale naturale buono, sarebbero 2 pizzichi con le dita grandi oppure 3 pizzichi con le dita normale. Le mescoliamo e facciamo distribuire il sale uniformemente.
Quando sentiamo il profumo delle alghe nori, aggiungiamo un cucchiaino di olio di sesamo e lo mettiamo in modo uniforme, in modo che ogni pezzo delle alghe nori abbia il sapore del sale e dell'olio di sesamo. Continuiamo a tostarle per un po' e spegniamo il fuoco. Qua c'è una pentola con il riso cotto che ho preparato con il riso originario di marca Okome-san, che ha il sapore migliore. Quindi preferisco a usare quando faccio i piatti giapponesi, soprattutto per una ricetta come questa, che la bontà del riso cotto fa parte molto importante. Invece, quando preparo curry rice, sarebbe il riso e curry alla giapponese, o per fare chahan, sarebbe il riso saltato, uso il riso originario di qualsiasi marca che trovo in un supermercato in Italia. Ci servono circa 220 g di riso cotto a testa e lo mettiamo nella scodella. Per farvi un'idea, questa scodella che vedete ha il diametro di 20 cm e alto 6 cm. Una scodella in giapponese si dice donburi e alla fine del nome di questa ricetta, don, viene da donburi. Di solito donburi hanno più la forma tonda e hanno il diametro più o meno 16 cm e alto circa 8 cm. Ma se non avete una cosa simile, utilizzerete un piatto fondo che di solito usate per la pasta o per la zuppa. A proposito, vedete nella pentola più di 2 porzioni di riso cotto, ma l'ho cucinato per 4 porzioni, perché cucinando con più quantità viene bene e anche più buono. E quello che non consumo lo metto nel frigo e il giorno dopo mangio con altri piatti, oppure lo congelo, così quando ho bisogno scongelo. Per questa ricetta mettiamo nella scodella circa 220 g di riso cotto a testa. Quando abbiamo messo il riso nella scodella, tiriamo fuori la protagonista, maguro no zuke. Il tempo della marinatura potrebbe essere mezz'ora o un'ora, oppure per la mezza giornata o per una notte. Ma facendo diverse prove ho fissato questa ricetta con la marinatura di un'ora e mezzo, che per me era migliore. Allora mettiamo le alghe nori tostate e condite sul riso dividendo in due. E mettiamo le fettine di tonno marinato coprendo le alghe nori e il riso, dividendo in due. Ogni fettina, prima di impiattare, facciamo bagnare bene con la salsa tutti e due i lati. Quando abbiamo finito di impiattare tutte le fettine del tonno, la salsa che è rimasta nella ciotola mettiamo sul tonno dividendo in due. Alla fine mettiamo un cucchiaino di cipollotti tagliati sottili dividendo in due e mezzo cucchiaino di sesamo tostato, sempre dividendo in due, lodando la pressione con le dita in modo da schiacciarlo per fare uscire il profumo del sesamo tostato ancora di più. I cipollotti e il sesamo danno un tocco in più al livello del sapore di questo piatto, ma mettiamo anche per abbellire il piatto per fare diventare più invitante visivamente, che ci fa più l'appetito. Ecco, il nostro maguro zuke don è pronto! Questa ceramica di color turchese ho comprato a Tsukiji, che è l'ex mercato di pesce di Tokyo, durante scorso viaggio. E sono felicissima di averla portata a casa mia in Italia e di poter utilizzare per le mie videoricette, e direi che è ottimo abbinamento con la videoricetta di maguro zuke don.
È un piatto veramente buono. Si sente la bontà del riso appena cotto con suo profumo e le alghe nori aiuta l'unione fra il riso e il tonno. Il sale e l'olio di sesamo donano alle alghe nori un sapore migliore e più gustoso. Il tonno è un re o una principessa che abbiamo trattato in una maniera impeccabile e questo nostro lavoro viene pagato alla grande facendoci felici con la sua bontà. Per fare un pasto completo ho preparato una zuppa di miso con la melanzana e la cipolla e alla fine ho messo un po' di shichimi togarashi che sono 7 spezie giapponesi e le cime di rapa lessate condite con il sesamo macinato, il mirin e la salsa di soia. Quando mangiamo mettiamo un po' di wasabi a vostro piacimento. Itadakimasu! Lo mettiamo un po' sulla ogni fettina e prendiamo un blocco con il riso, le alghe nori e il tonno. Ogni boccone ci porta al paradiso. Potete mangiarlo tranquillamente con il cucchiaio, che forse è più comodo, anche per me è stato più comodo. In altro giorno ho fatto la salsa per la marinatura utilizzando il vino bianco al posto del sake, che è per voi non è facile averlo in cucina ed era buono lo stesso. È importante farlo evaporare bene l'alcol. E poi al posto dell'olio di sesamo potete utilizzare anche l'olio di riso o l'olio di oliva per tostare le alghe nori. Vorrei aggiungere al discorso del tempo di marinatura del tonno, io vi consiglio di fare per la prima volta rispettando questa ricetta, quindi marinare tonno per un'ora e mezzo. E se vi è piaciuto questo piatto, la prossima volta potete anche modificare e deciderete la vostra preferenza. Se lo marinerete per una notte o per una giornata, lo potete marinare un blocco di tonno senza tagliare le fettine prima. E dopo che è stato marinato, tagliate le fettine. I piatti giapponesi con il riso bianco nella scodella e mettere qualcosa sopra e fare diventare quasi piatto unico, ce ne sono diversi tipi. Esempio oyakodon, che è il pollo e la cipolla in umido mantecato con l'uovo sopra riso, e katsudon, che è la cotoletta di maiale e la cipolla in umido mantecato sempre con l'uovo e mettere sopra riso. Entrambe ricette potete trovarle sul mio canale YouTube Gioia in Cucina. Comunque lascerò il loro link nella descrizione insieme ad altre ricette che ho nominato nel questo video. Questo video termina qui. Se vi ha incuriosito questa ricetta, mettete un mi piace e iscrivetevi al mio canale di cucina giapponese se siete amanti della nostra cucina. Andando al home page della Gioia in Cucina e cliccando video potete trovare tutti i video pubblicati fino ora. Fra questi potete trovare tante altre ricette giapponesi che ormai sono circa 160 ricette. Invece cliccando playlist potete trovare i video già divisi per la categoria. Esempio, recentemente ho appena terminato di pubblicare 21 video su viaggio in Giappone e ho creato un playlist. E per le ricette ho creato piatti vegetariani, piatti con uova, piatti a base di carne, piatti con verdure, piatti a base di tofu, piatti a base di pesce, piatti di spaghetti, condimenti, piatti a base di riso, zuppe, sushi e mio amato ramen. Grazie per aver guardato questo video fino alla fine. Ci vediamo presto con prossima video ricetta. Ciao a tutti!